Allora, diciamo, io sono Vincenzo, piacere. Ci possiamo dare del tu, giusto? Certo. Ok, allora tu sei un pedagogista. Sì. Vedevo qui anche la scheda. Noi oggi parleremo di te e del tuo lavoro, però nello specifico parleremo di inclusione sociale, soprattutto per quanto riguarda l'ambito scolastico. Sì. Perfetto. Allora facciamo così, quando poi adesso inizieremo l'intervista ti chiederò di parlarmi un attimo di te, capiremo chi sei e perché sei diventato un pedagogista e poi approfondiremo il concetto dell'inclusione, che cos'è, chi riguarda, dove e in che modo può avvenire, va bene? E poi c'è una domanda particolare che vuoi che io ti faccia, un concetto che vogliamo poi indagare insieme, al di là dell'inclusione? Sempre sul quando ragioniamo di scuola, insomma, quando parliamo di inclusione parliamo essenzialmente di come la scuola è in grado di accogliere, di accompagnare, di crescere, far crescere ragazzi e bambini con disabilità. Potrebbe essere interessante aprire un focus su quelli che, si chiamano personale dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, perché accanto all'insegnante di sostegno che si occupa appunto di accompagnare nella didattica, certo, c'è una figura che sono gli educatori che operano servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e che hanno un compito piuttosto educativo, da un lato l'istruzione, dall'altra parte l'educazione. Potrebbe essere interessante, quindi istruzione e educazione, questo, diciamo esattamente, diciamo, perché c'è questa, chiaramente la didattica è la didattica di tutto quanto il corpo docente, perché tutto il corpo docente che è responsabile della didattica di tutti quanti i ragazzi, compreso il bambino e il ragazzo con disabilità. Perfetto, allora cercheremo di fare giusto qualche esempio pratico, così aprire questa cosa sugli educatori dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Oppure, quindi come te la pongo la domanda, cosa ti chiedo? Insomma, per esempio potresti chiedermi chi si occupa, diciamo, del servizio di assistenza dell'autonomia e alla comunicazione, gli assistenti all'autonomia. Qual è il servizio, cosa fanno, come il loro compito. Quindi chi si occupa dell'assistenza all'autonomia? Sì. Perfetto, ok, benissimo. Allora, se vuoi puoi indossare anche le cuffie, vediamo se mi senti e poi iniziamo.